In attesa del collegamento con Radio Milano TV per questa nostra diretta differita, noi iniziamo l'intervista per il chef, io lo chiamo così, ma chef tutti pensano sempre al cuoco in Italia, in realtà è il capo. Ecco, in realtà, quindi, sì. Ecco, Donatelli, il cognome, nome? Daniele. Ecco, Daniele Donatelli, che è lo chef pizzaiolo. Sì. Posso permettermi. Quale ideatore di questa cosa, di questo piccolo locale, piccola realtà. Poi sai, nasce da una vita di pizze, la portiamo in un locale con dei posti a sedere, quindi qui si può fare quello che si vuole. Ecco, perché Donatelli 3011 e 3011 è praticamente questo colore bordeaux sul nero che risalta. Qui potremmo andare avanti chissà quanto, già parlavamo della locanda rossa Capalbio, poi anch'io devo dire sono stato ispirato un po', colpito da questo rosso, e ho recentemente fatto un arredo da giardino appena sfruttato per il mio compleanno, un Never Ending Birthday durato quasi una settimana, e rieccomi qua sulla strada appunto di Verona, quindi è chiaro che il locale mi piace, ecco, quindi il colore giusto è 3011, è proprio il colore di una fettatrice, tra l'altro. Sì, no? La conosciamo tutti, insomma, la Bacca è una fettatrice storica, siamo un po' ispirati, ecco, abbiamo riportato questo colore caldo rosso che riporta un po' il food. Quindi mettendo questo nome sotto forma di codice RAL siamo un po' ispirati al nome del locale. Non è 30 novembre. Non è 30 novembre. Non è E quindi tutto inizia in una pizzeria poco distante da qui, sì. Da Sporto. Nasco in una pizzeria da Sporto, l'idea 20 anni fa di iniziare a fare pizzaioli. Poi piano piano mi specializzo finché non arrivo insomma ad avere una certa conoscenza degli ingredienti della materia prima, e da qui è capitata l'occasione, ho fatto un piccolo salto, diciamo, di qualità sia per quanto riguarda l'ambiente che il prodotto finale. Guarda, perché siamo in un mi sembra bar, ristorante, cicchetteria, quindi pizzeria, immagino si possono fare anche le colazioni, sì, la mattina. Il locale quindi... vivo dalle 7:30 del mattino fino all'1 di notte, quindi diciamo che abbiamo sia la parte della colazione che del pranzo, che della cena, che del dopo cena. Quindi cocktail bar e tutto quello annessi e connessi. Quindi lievitazione a 360 gradi, 365 giorni all'anno, perché in realtà siamo qui praticamente mentre molti sono andati in ferie anche a Verona, perché devono andarci chiaramente qua, no? Quindi magari dopo Ferragosto è il periodo migliore, questa è una citazione di Perbellini, ecco, che ancora penso stia mantenendo, quindi nonostante ci sia l'Arena di Verona, ci sia tantissimo turismo, chiaramente un momento di pausa appunto ci vuole, poi si spera anche nelle fiere, e quindi abbiamo due spicchi sulla guida del Gambero Rosso, siamo in odore di terzo spicchio, vedremo poi i punteggi si riprenderanno su questa guida quest'anno, prossimo anno, e quindi diciamo che qui parte, tra l'altro da qui, dal veronese parte la pizza contemporanea. Possiamo dire, sono arrivati anche i napoletani, quindi qui cosa si fa? Ce la giochiamo bene. Qui facciamo la pizza tradizionale con il condizione e lievitazione mista, quindi una lievitazione molto spinta sia con l'acidità che con la base di preimpasto, dell'impasto, per poi giocarcela con ingredienti che non sono commercialmente rintracciabili, quindi sono tutti piccoli produttori che ci forniscono, diciamo così, ingredienti artigianali, quindi da tutto rispetto, che fanno anche la differenza. Ecco qua, quello che si trova normalmente nella ristorazione va a finire anche sull'impasto e viceversa, visto che comunque alla fine i prodotti... la pizza è un piatto, no? Va trattato come un piatto. Ecco, no, perché parlando di affettati, no? Perché prima si parlava appunto di questa affettatrice, in realtà le pizzerie sono molto legate ai prodotti conservati, i salumi, i formaggi, no? E quindi si rimane sempre molto legati a quello. Immagino che la cosiddetta pizza gourmet sia proprio avere, che so, il pesce fresco, no? Non so se questa è una cosa. Sì, ci possiamo anche spostare da quell'ideologia lì che è stata spinta, diciamo, anche oltre, a mio avviso. Però mantenendoci nello standard e nell'elevare il prodotto semplice, possiamo giocarcela benissimo con salumi e formaggi e
ce ne sono un'infinità, no? E quindi abbiamo un po' così gioco facile. E detto ciò, ci vuole anche una conoscenza della materia prima, e quindi lì sì, ecco, così il tempo impegnato è un po' nella ricerca del prodotto. Quindi poi la cucina ci viene in aiuto e interviene con la carne, con il pesce, con l'intensività, con tutto il resto. Diciamo che è un complesso che può diventare semplice se tutte le persone sono al posto giusto. Sì, la pizza gourmet, che molte volte è anche quantità di prodotto e anche come peso, ma pizza gourmet ha anche magari qualità dei prodotti, ecco, quindi non necessariamente dire bisogna appesantirsi troppo, anche perché poi la pizza è un piatto completo, quindi chiaramente se si mette a mettere prosciutto e poi mettiamo la mozzarella di lupo, eccetera eccetera, è chiaro che sì, la pizza è gourmet, ma ecco, bisogna essere in alcune persone per dividere. No, d'accordo, ecco. Ormai siamo arrivati a un livello dove studiare l'ingrediente, anche il singolo ingrediente, fa la differenza. Bene, qui siete aperti pranzo e cena, cioè la pizza... Siamo aperti pranzo e cena, non abbiamo centinaia di posti, ne abbiamo 90, e quindi riusciamo a servire una qualità meglio alta del prodotto. Noi adesso qui siamo all'interno, ma chiaramente dopo tutte le varie vicissitudini, i lavoratori delle aziende che potevano andare a pranzo, i ristoranti erano però chiusi, poi sono arrivate le aperture dei Deor, adesso siamo dentro col Green Pass, esatto. Possiamo dire così, sì, in questo momento, ecco, quindi stiamo facendo vedere appunto l'interno, che chiaramente ha sempre, secondo me, anche il suo pubblico in questo periodo con l'aria condizionata, sicuramente meglio. Non ci sta male. Ecco qua, in realtà c'è un bel Deor, siamo sulla, questa è la via principale San Giovanni di Lupatotto. Ecco, di San Giovanni Lupatotto, che si chiama? Via Madonnina, 19. Ecco, siamo nel centro del paese. Nel centro del paese, e quindi allora i locali sono... I 3011 quanti sono? No, il 3011 Donatelli è questo, solo questo. È questo. Il 3011 Pizza e Birra è in fianco, è nell'altra piazza del paese, ecco, dove fa un servizio a sporto. Solo me. Quindi sono due locali. Sì, due realtà dove prossimamente ne apriremo un altro. E quindi, quindi c'è... Sì, c'è un futuro. Non come pizzeria, come locale. Sarà una trattoria contemporanea. Una trattoria della tradizione dove faremo tutti i prodotti fatti in casa e con specialità carne alla faccia. Questo, cioè, è proprio è una novità recente. Per l'inverno stiamo cominciando a fare i lavori nel locale qui. Bene, complimenti quindi a Donatelli 3011.